Abbiamo visto e sentito come, nell'altopiano dei sette comuni, il bestiame abbia le condizioni ottimali per produrre dell'ottimo latte, destinato poi anche alla produzione di formaggi di elevato livello qualitativo e gustativo. Questi animali, una volta completato il loro ciclo, vengono destinati all'industria alimentare. Se non esistesse il processo di riutilizzo del pellame, materiale di scarto di tale settore, l'impatto ambientale e i costi per lo smaltimento dello stesso sarebbero notevolmente elevati. Questo recupero avviene attraverso un'attività positiva e circolare, quella della concia. E proprio a Gallia, sull'altopiano di Asiago, nacque una realtà conciaria che divenne negli anni sempre più importante, la Bernardo Finco. Ed eccomi qui, quindi, con Bernardo Finco, quinta generazione, e Rocco Finco. È un piacere avervi a Gallia perché è proprio qui che tutto è iniziato per voi, dico bene? Tutto è partito qui nel Medioevo, poi le testimonianze storiche sono 500, 600, 700, addirittura i da Ponte, pittori, erano conciatori, tant'è che qui c'è un ponticello e si dice che il ponte fosse questo, quindi... Comunque è certo che i da Ponte hanno ritratto una conceria in una natività, quindi insomma hanno fatto un cameo. Noi invece di fare il cameo abbiamo continuato a fare i conciatori e è tutto partito qui e questa si chiama Bachstall, che vuol dire Bach torrente e Tal valle, quindi è un nome cimbro, Bachstall. Nato qui perché c'erano 19 opifici, cioè 19 concerie. Appunto questa è l'immagine storica di 106 anni fa e quindi le concerie che sono ritratte, poi ovviamente la prima guerra mondiale le ha un po' distrutte, ma 20 concerie erano tante, producevano il cuoio, il pellame, i finimenti per calzature, per cinghie di trasmissione prima dell'avvento della gomma vulcanizzata. Ecco. Ma come mai proprio sull'altopiano di Asiago nascono delle aziende così? Perché uno non si immagina, no, proprio l'azienda ideale qui sull'altopiano, sì, che sia quella delle concerie. Io ho un aneddoto mio che ho inventato, che ci vogliono quattro cose. Innanzitutto l'alpeggio, le mucche che sono collegate con il lattiero caseario, basta una parola, formaggio Asiago, non sbagliamo. E poi la corteccia di tannino che faceva da materiale conciante, come si usa ancora oggi, l'acqua, e Gallio è l'unico comune che aveva un suo torrente d'acqua che si chiamava Gel Pach. Pach vuol dire torrente, Bach, e Gel è il nome cimbro di Gallio. Allora, tre cose. La quarta, aggiungo io, era la miseria, cioè probabilmente in quegli anni poter trattare le pelli era già un lusso perché costituiva un'attività remunerativa e che poi ha fatto scuola per tutto il Veneto. Oggi la provincia di Vicenza copre il 60% della produzione di pelle dell'Italia ed è impera in tutto il mondo come qualità di pellami, quindi non stupirti, è partito da qui e poi però la industrializzazione e anche l'evoluzione della chimica conciaria ha comportato un ampliamento e alcune di queste concerie sono scese come la nostra di famiglia Bassano, altre sempre dall'altipiano Munari e altri sono scesi a Tiene, sono scesi nella Valle del Chiampo dove c'era più acqua che questo torrentello che adesso ci passa sotto i piedi e che qui nella fotografia però è rappresentato da questo ponticello che purtroppo non c'è più. Le generazioni di Finco continuano però. Sì, siamo arrivati alla sesta generazione con me ed è la più antica conceria come continuità familiare in Italia. Io sarei molto curiosa però di vedere all'interno della vostra azienda come viene gestito il lavoro tutti i giorni. Mi ci portate? Beh, facciamo un salto di poche decine di chilometri in linea d'aria e arriviamo in pianura, per cui vedremo l'evoluzione.
Oggi qui non ci sono più cancerie, c'è ancora però la tradizione lattiero-casearia, che è quella che fa il prodotto, il by-product iniziale, che è il pellame, alla fine del ciclo lattiero e del ciclo della carne, quindi è tutto un continuo. Non ci fossero le mucche, non ci sarebbe il pascolo pulito, non ci fosse il pascolo e le mucche, non ci sarebbe il buon formaggio asiago. E ultima cosa, la pelle quando finisce il ciclo, che viene nobilitata e che tutti conosciamo e che ti farò vedere, però nella sua veste tecnologica e futuristica, passami la parola. Andiamo a vedere allora. Come promesso, sono scesa dall'altopiano di Asiago, sono arrivata fino a Bassano del Grappa per vedere oggi com'è strutturata la conceria Finco rispetto a quando è nata a Gaglio. Seguitemi. Ciao Bernardo, grazie. Ciao, per Sara. Avermi aperto le porte della... della tua realtà, di casa promesso, tua. Ti sì. Ho detto, andiamo a vedere anche come funziona veramente la produzione. C'è anche una piccola parte storica, se vuoi, che andiamo a vedere, sì, così. Che so che è quella, cioè, che ti piace di più, sì, vero? Sì, il collegamento con la storia. Ecco qua, qui abbiamo un po' una parte storica. Come puoi vedere, c'è la ricostruzione. Quando ti parlavo a Gaglio delle concerie, questa è proprio una conceria. Raccontami un po' com'era impostata questa conceria. Allora, queste sono le concerie di una volta, avevano il piano sopra con l'asciugaggio all'aria, adesso Officine Cartigliano fa dei sottovuoti che asciugano tutto meccanicamente. Sotto c'era la parte della conceria, qui si vede l'incontro fra le vasche col tannino, quelle originali di cui ti raccontavo a Gaglio, e le botti che sono usate adesso per fare la colorazione. E però è un documento abbastanza importante, perché questa è stata proprio vista e realizzata, ma adesso ti porto a vedere proprio le macchine e a spiegare un po' il processo del lavoro, quindi puoi continuare. Cioè, oggi come è realmente strutturata una conceria? Vieni tu o viene qualcun altro con me? Facciamo fare la sesta generazione. Andiamo allora. Ed eccoci all'interno del cuore pulsante della conceria Finco. Qui ogni giorno arrivano migliaia e migliaia di pelle per essere trattati. Rocco, ci racconti com'è il processo produttivo? Allora, noi riceviamo qui le pelli in wet blue appena conciate, le quali vengono rifilate per dare la giusta forma e struttura. Vengono scelte, cioè vengono abbinate a seconda dell'articolistica da produrre, e caricate sui bottali in legno e in polipropilene per la cosiddetta fase di riconcia, tintura in grasso, cioè dove aggiungono le cere, gli oli, le paraffine, le aniline, cioè i colori, le polveri, per dare quell'effetto, quella mano che dopo in finale dà quel prodotto di altissima qualità. We'll be right back.
Una volta scaricate nella lavorazione in botte, dopo 24-36 ore di rotazione continua, le pelli sono impilate e portate ad asciugare, cioè vengono asciugate tramite grandi piastre o punzonate a dei forni, a delle reti di asciugaggio, e rientrano nel cosiddetto crust, cioè semilavorato, che è un prodotto intermedio che attende di essere rifinito. La rifinizione, infatti, che è il reparto dietro a questo delle botti, ha un sistema di rulli con paraffine, cera caldo, forni di asciugatura o di raffreddamento e spruzzi circolari che fanno sì che la pelle riceva quella mano, quel tatto finale che è tanto apprezzato come effetto nella destinazione arredamento, calzatura, pelletteria e quant'altro, e che dopo permetta, dopo opportuni cicli e fasi di lavorazione, anch'esse di 24-36 ore, di essere misurata e spedita per il cliente, pronta per essere spedita in tutto il mondo, in tutti i continenti. Quanto importante è la chimica all'interno della conceria? Il conciario è prettamente un settore basato sulla chimica, per cui addirittura anche il titolare stesso di un'azienda è un chimico conciario prima di tutto, e l'intera filiera della pelle, dalla pelle grezza fino alla pelle finita e tutte le fasi intermedie di lavorazione, si basa su opportuni processi e procedimenti chimici e soprattutto incredibili cambiamenti anche di fase e stato. Dove vengono realizzati questi cambiamenti, queste analisi? Su delle piccole botti? Diciamo le piccole botti che abbiamo interne noi fanno la parte di campionatura e ricercativa. Dopo, in genere, per ogni fase ci sono monitoraggi ambientali, dai pH a tutta una serie di proprietà, gradazioni, contenuti che aiutano a capire lo standard e la qualità del prodotto per le fasi di lavorazione. Ad oggi la conceria Finco quanti gamma di colori ha? Ha una gamma di 60 articoli che ognuno può avere da 5-6 colori a più, quindi ha una cosa come quasi 400 tra articoli e variazioni stesse di colori, a produzione continua, una sessantina di articoli in 400 colori prodotti continuamente. In che mercati esportate? Soprattutto Nord America, Sud-Est Asiatico e Europa, mercato nazionale. Quanti dipendenti ha all'interno la conceria Finco al momento? Siamo 105 e circa negli anni si è mantenuto all'incirca lo stesso numero, riuscendo a generare anche importanti economie di scala. Dal punto di vista della sostenibilità?
La conceria italiana, in particolare, negli ultimi 15 anni è riuscita a ridurre del 20% l'utilizzo di acqua per metro quadro ed è riuscita a portare negli ultimi 17 anni un recupero e predepurazione fino al 99% della produzione. E oltretutto sulla pelle c'è minore utilizzo d'acqua che rispetto a tante altre materie, per quanto l'acqua, la disponibilità di acqua sia alla base, il cuore di ogni fase nella produzione conciaria. I settori di utilizzo della pelle che producete? Principalmente arredamento e una parte importante hanno anche pelletteria e calzatura. Quando parliamo di acqua, la Bernardo Finco, così come tutte le concerie, hanno un occhio di riguardo, c'è un impianto molto importante di depurazione. Sì, noi qui riusciamo a fare una predepurazione di modo che gli scarichi stessi industriali siano parametrati agli scarichi civili ed è la stessa cosa che accade in ogni distretto, che sia Arzignano, Santa Croce in Toscana o Solofra, di modo che ci sia un minore sovraccarico sulle utenze anche di i depuratori consortili. Inoltre l'industria conciaria è riuscita negli ultimi 15 anni a ridurre del 15%, 20% anche l'utilizzo di acqua per metro quadro di pelle complessivo e del 30% l'utilizzo di prodotti chimici e rifinizioni ed emissioni per metro quadro di pelle ed ha un impatto minore di molte altre tipologie di prodotti utilizzati nell'abbigliamento, arredamento, tessile e moda e quant'altro. E in più riesce a pretrattare il 99% delle emissioni e di scarichi da metalli pesanti ad altri prodotti altrimenti nocivi prima di arrivare alla depurazione definitiva. Questo è un primato che ha l'industria conciaria italiana sul resto del mondo. Il mondo della concia è un mondo molto complesso, affascinante, ma sicuramente da studiare, da capire, da interpretare. Cerchiamo di farlo con Giacomo Zordi, che è responsabile veneto di Unice. Buongiorno Giacomo. Buongiorno, è molto bello quello che ha detto. Io sono il responsabile dell'Associazione Nazionale di Categoria di riferimento per il settore conciario. Unice cosa significa? Unice è l'acronimo di Unione Nazionale Industria Conciaria ed è l'associazione che si occupa di sostenere l'industria conciaria nazionale e di valorizzare la pelle italiana. Senti Giacomo, l'Unice rappresenta la totalità delle aziende conciarie italiane. Sono circa 1500 concerie in Italia, suddivise in quattro principali distretti. C'è un distretto molto importante in Veneto, un distretto ugualmente importante in Toscana, un altro distretto in Campania, in provincia di Avellino, vicino a Solofra, e c'è un altro piccolo distretto nel Milanese, fatto da un numero contenuto di concerie, ma che producono un articolo di altissima fascia. Beh, noi comunque in Veneto, soprattutto nel Vicentino, siamo nel cuore della concia italiana. Assolutamente sì, faccia conto che se parliamo in termini di fatturato, il Veneto rappresenta oltre il 50%, per la precisione siamo circa al 53% del fatturato nazionale. Questo significa che più di una pelle su due è prodotta ad Arzignano. Ma parliamoci chiaro, quando parliamo di concia parliamo di un'attività antichissima, da circa 9.000 anni o forse più l'uomo ha scoperto che l'utilizzo della pelle animale è utile per la sua vita. Poi ha subito varie fasi, varie tipologie di utilizzo, gli arabi l'hanno cominciato a decorare, i romani lo hanno esportato in tutto il mondo, nel Rinascimento la pelle è diventato un materiale che andava bene per il vestiario, per l'abbigliamento, per le scarpe, però come tutte le attività industriali ha un impatto ambientale importante. Quello della concia forse è legato anche a molti pregiudizi rispetto all'utilizzo. È molto vero, diventa sempre molto difficile affrontare in maniera corretta, tecnica e scientifica tutti gli aspetti legati a un mondo così complesso come quello della conceria. È vero che il ciclo produttivo conciario è ancora nei suoi fondamentali molto tradizionale. Ancora oggi si utilizzano i bottali che si ritrovano anche all'inizio dell'avventura di questa industria,
ovviamente l'evoluzione tecnologica e il, come dire, tutta la ricerca in termini di efficienza, soprattutto ambientale, ha fatto passi da gigante. Giacomo, ma insomma, inquina o no l'attività della concia? Allora, se noi dovessimo immaginare di prendere una conceria come fosse una scatola, sicuramente inquina, ma inquina tanto quanto qualunque altro tipo di industria, perché l'impatto zero sostanzialmente non esiste. Un'altra cosa invece, mi sembra che ci siano molti pregiudizi legati a questo tipo di attività. La gente pensa che le bestie vengano ammazzate per poter utilizzare la pelle, è così? È molto vero che ci sono dei pregiudizi molto importanti. Noi abbiamo recentemente realizzato una campagna di comunicazione molto impegnativa e molto interessante a livello mondiale. Prima di realizzarla, per progettarla, ci siamo basati su una ricerca globale che ci ha mostrato come il pregiudizio più presente in tutti i paesi del mondo, sebbene in misura diversa, fosse proprio che l'animale viene ucciso con lo scopo di produrre la pelle. Cosa non decisamente sbagliata. La pelle è tecnicamente un sottoprodotto. Vuol dire che dall'industria della carne, dopo la fase di macellazione, restano una serie di sottoprodotti che non sono tecnicamente rifiuti, ma possono essere, in un'ottica di economia circolare, concetto molto di moda in questi anni, essere riutilizzati per evitare che questi finiscano in discarica e che acquisiscano una nuova vita, generando ricchezza, certo, benessere e economia positiva. Allora, su questa linea, se io ti dicessi che valore ha la pelle per il Made in Italy, ad esempio, allora, possiamo sempre fare riferimento a alcuni numeri semplici, che sono quelli dei fatturati dell'industria conciaria nazionale. L'industria italiana produce un fatturato di circa 5 miliardi di euro, che sono diversamente suddivisi tra i diversi distretti. Una parte di questo fatturato deriva dall'utilizzo di principalmente pelli bovine. Sono le pelli bovine che rappresentano circa l'80% degli ingressi in conceria, per poi realizzare pelli per interni auto, pelletteria, calzatura, abbigliamento o arredamento, con successi diversi, con andamenti di mercato diversi, con specializzazioni diverse, ma alla fine questa è un po' la fotografia più sintetica. Bene, in conclusione possiamo dire che è un'attività oltretutto che beneficia anche il mondo agricolo, perché se gli animali sono allevati in maniera corretta, la loro pelle sarà migliore, quindi potrà essere utilizzata in maniera più idonea. Questo è molto vero. Tra l'altro, le pelli di provenienza specificatamente italiana sono pelli di grandissima qualità. Ricordiamoci che i criteri e i principi di conduzione dell'allevamento fanno una buona o cattiva pelle quando questi sono ben gestiti. È sorprendente che, partendo da un prodotto secondario, le concerie siano in grado di renderlo un materiale pregiato, diminuendo gli sprechi. Da 17 anni Unic racconta la sostenibilità dell'industria conciaria italiana con la pubblicazione di un report. Arricchito nei suoi contenuti, insieme con l'impegno di tutto il settore, ne comunica l'eccellenza, sottolineando l'importante contributo conciario al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. E i risultati confermano come, oggi più che mai, la conceria italiana sia viva, dinamica e guardi avanti con rinnovato entusiasmo. Da quella strada nel centro di Gallio, anche la Finco oggi, pur ricordando le proprie origini, fa parte di una realtà in continua crescita e sviluppo. Siamo partiti per Asiago per questa puntata e ne siamo tornati ricchi di esperienze, nozioni e desiderio di ritornarvi presto.